I vigili del fuoco a Roma, insieme con gli altri corpi provenienti da tutta Europa, una serie di iniziative per promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza. In collegamento per noi da Piazza del Popolo c'è Danilo Sinibaldi. Sì, siamo in Piazza del Popolo a Roma, c'è una grande manifestazione organizzata dai vigili del fuoco italiano, un incontro con tutti gli altri corpi dei vigili del fuoco europei per una serie di iniziative, di incontro, di confronto, sia con gli altri vigili europei, sia con la popolazione per promuovere la cultura della prevenzione contro gli incendi. Con noi abbiamo il comandante nazionale dei Vigili del Fuoco, Guido Parisi, al quale chiediamo il significato di questa importante iniziativa. Ma questa è la giornata finale di una settimana di lavoro dei Vigili del Fuoco, nel senso insieme a tutti i Vigili del Fuoco delle capitali europee si sono questa settimana esercitati, addestrati sul campo, hanno condiviso esperienze, conoscenze, proprio perché, come dico sempre, i Vigili del Fuoco non hanno confini a livello internazionale. Oggi è una giornata particolare perché i Vigili del Fuoco, come sapete, sono al servizio della comunità e della collettività e non c'è piazza migliore che Piazza del Popolo per dimostrare questo. In questa piazza abbiamo portato sia un pezzo di storia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attraverso le nostre mezze attrezzature, sia il futuro. Abbiamo il nostro ultimo gioiello, che è l'elicottero Augusta Westland 139, ma abbiamo anche la nostra associazione dei Vigili del Fuoco in congedo, perché un Vigile del Fuoco non va mai in pensione. Insomma, è la nostra uniforme che è stampata sul nostro cuore e quindi grazie a questa cultura dei Vigili del Fuoco anziani che porteranno, come dice, la loro conoscenza e l'esperienza nei più giovani, ai ragazzi, perché abbiamo percorsi cosiddetti pompieroboli destinati ai più giovani. Noi vi salutiamo da Piazza del Popolo e restituisco la linea allo studio.